E benvenuti a tutti, amici nerazzurri, siamo qui con il TG Flash Internews, la squadra di Simone Inzaghi continua a riposare anche oggi, dopo i 2 giorni appunto di riposo concessi dall'allenatore dopo la vittoria contro la Fiorentina per 1-0 allo stadio Artemio Franchi. Gli allenamenti riprenderanno domani, ma la dirigenza lavora e continua a lavorare in sordina perché è arrivata un'offerta dalla Fiorentina per Valentin Carboni, il giocatore in prestito al Monza fino a fine stagione. 20 milioni di euro, un'offerta simile a quella arrivata pochi giorni fa dal West Ham, club della Premier League, offerta confermata da voci provenienti dall'Argentina e che è stata rifiutata dall'Inter stessa, poiché la volontà della dirigenza è chiara: tenere Valentin Carboni, eventualmente rinnovarlo e fargli firmare un prolungamento a fine stagione, di modo tale che si possa decidere il suo futuro, lasciarlo andare in prestito per un'ulteriore stagione oppure tenerlo alla corte di Simone Inzaghi per continuare a fargli vestire la maglia nerazzurra. Comunque Carboni è il futuro dell'Inter e rimane il futuro della squadra nerazzurra. Per quanto riguarda le uscite, Stefano Sensi è molto vicino all'Leicester, definiti anche gli ultimi dettagli contrattuali, firmerà un contratto appunto fino al 2025, fino al giugno del 2025 e l'Inter guadagnerà 500.000 euro dal prestito e 2 milioni di euro in caso di promozione dell'Leicester in Premier League. Leicester che è primo in classifica indiscusso nella Serie B inglese. La partita di domenica sarà, come ben sappiamo, quella contro la Juventus, lo scontro diretto del 4 febbraio, e Max Allegri pensa ad una sorpresa al primo minuto, ossia un 3-5-1-1 con Miretti dietro Dusan Vlahovic, Yıldız in panchina e Milik squalificato per l'espulsione rimediata contro l'Empoli. Tornerà dal primo minuto anche Adrien Rabiot che ha saltato lo scorso match. Se volete avere maggiori informazioni, seguiteci quest'oggi a partire dalle ore 18 con Interchat sui canali Facebook, Twitch e YouTube. Restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.